Tiri al canestro con una palla diversa da quella che avete visto in altri video. Si tratta della fattispecie concreta di una palla di gomma morbida. Ok, questa rimbalza poco. Per farla rimbalzare occorre metterci molta forza. Bisogna metterci tanta forza per farla rimbalzare, altrimenti se la fate cadere così rimbalza ben poco. È una palla che ha come colori il bianco e il nero, quindi sembra verosimilmente una palla da calcetto, tra virgolette, però la utilizzerò per fare questi canestri. Il canestro è quello, purtroppo non mi posso mettere dietro a qui, altrimenti non riuscirei a riprendermi, quindi voglio riprendere sia il canestro davanti a me che me stesso, Leandro. Il canestro è questo, ovviamente. Il canestro è questo qua, bello grosso. Sti cazzi, raga, purtroppo non ho trovato altri canestri, quindi vi dovrete accontentare di fatto di questo, va bene? Allora, io faccio una cosa, io qua mi metto qua, almeno vedete la mia mano, ok? E praticamente vedete, vediamo quanti canestri farò. Farò 5, 10, 15 tiri, non lo so, vediamo un po'. Simone, il buon Simone U, può dirmi quanti canestri ho fatto. Partiamo al mio 3, 1, 2, 3, via. Primo canestro, ragazzi, primo canestro è andato molto bene, ok? Passiamo al secondo canestro, ragazzi. Sempre a più 3, la mia mano non so se si vede, spero di sì. 1, 2, 3, via. Secondo canestro, buono, molto buono. E almeno la mano voglio riuscire a farvela vedere, ok, ragazzi, proprio perché almeno vedete che ci sono, ok, ragazzi. Passiamo al prossimo canestro, ma al prossimo tiro, speriamo che vada bene. Sempre a più 3, ovviamente. 1, 2, 3, via. Ottimo, sta andando veramente non bene, ma azzardo a dire benissimo. Sì, probabilmente la distanza è poco elevata. Tra poco proverò da più lontano, vediamo che succede, ok? Perché ci sono anche persone maliziose che dicono, ma sei troppo vicino. Ecco la mano, spero che si veda. 1, 2, 3, via. Fuori, fuori, nella mano, nella mano. Proviamo il prossimo lancio. 1, 2, 3, via. Entrata, come questo, ragazzi. Ok, mettiamoli più lontano perché qualcuno, ripeto, malizia. Ecco, mi sto mettendo lontano. Aspettate che vediamo se riesco a farvi vedere meglio il canestro, ma così non si vede niente. Ecco, così si vede, ok, una piccola parte del canestro. Va bene? Ok, andiamo lontano, ragazzi. Vediamo se farò il canestro oppure no. Ecco, mi sono messo molto molto lontano. Vediamo se sono bravo oppure no, perché molti dicono non sei una pippa, sei una pippa, vedi qua di là. Vediamo se sono lo stesso bravo. 1, 2, 3, go! Fuori. E mettiamoci ancora lontano. Voglio essere preciso con voi. Vediamo se sono bravo oppure no. Al mio 3, 1, 2, 3, via. Canestro, ragazzi. Mi metto ancora più lontano, ragazzi, perché voglio sfidare le mie, tra virgolette, abilità. Okay. Ecco, mi sono messo al massimo di lontananza, cioè lontanissimo, va bene? Al mio 3 procederò come sempre. 1, 2, 3, go! Poi, proviamo. Ancora, non mi sono stancato ancora. Voglio provarci di nuovo. 1, 2, 3, via. Vabbè, in questo caso questa palla è uscita, ragazzi, perché c'era il vetro. Il vetro mi ha dato la possibilità di far entrare, quindi questa palla è fuori, non è dentro. Vale. Proviamo con la prossima, con il prossimo lancio. 1, 2, 3, via. Sembra essere entrata e ha sbattuto nella parte qua del canestro, quindi è entrata, non ha toccato il vetro, quindi questo è valido. Proviamo il prossimo lancio, il prossimo tiro. 1, sempre da lontano, 1, 2, 3, go. È entrata, però ha toccato il vetro, quindi non è valida questa. Questa non è valida. Simone U, tieni tu il punteggio. Procediamo al prossimo lancio. 1, 2, 3, via. Questa è proprio fuori, fuori proprio. Stavo fuori, fuori, fuori. Non è un problema. Non è un problema anche quando va fuori. Non è un problema. Ancora più lontano. Diamo un po' di tempo al mio 3. 1, 2, 3, via. Fuori. Ancora altro lancio. Nuovo lancio. 1, 2, 3, via. Questa è entrata però è uscita, quindi non so se validarla o no. Poi qualcuno mi dirà se metterla come valida oppure no. Prossimo lancio, 1, 2, 3, via. Fuori. Prossimo
ci lancio ancora uno, due, tre, via. Fuori. Facciamo gli ultimi tre lanci, quindi il terzo ultimo lancio di vero. Poi per ultimo e poi ultimo. Terzo ultimo lancio, uno, due, tre, via. Male, vero male. Per ultimo lancio, uno, due, tre, via, fuori, e ultimo lancio, vediamo se la metterò dentro oppure no, bene, uno, due, tre, via, niente, niente, vabbè, facciamo un'altra ancora perché non ce l'ho ancora stancato, uno, due, tre, via, basta, vabbè, ragazzi, è andata così, vabbè, non è tutto male. Tipo una cosa, ragazzi, che nella vita può andare bene o può andare male. Cioè una sfida, un gioco, uno sport, ma anche nella scuola, no? Questo poi lo dirò in uno dei prossimi video che andrò a realizzare, no? Nella vita una persona può andare bene a scuola, può andare male, una persona può andare a vincere una sfida, può andare a perderla. Cioè la vera vita è quella dove ci sono diverse prove che noi andiamo ad eseguire e che comunque fanno parte, ripeto, del nostro percorso. Cioè non bisogna prenderla male se una persona magari perde, ok? Oppure se prende un brutto voto, perché per il voto si può rimediare. Una persona, un ragazzo può fare una nuova interrogazione e andare bene. Per una sfida persa, come si dice, c'è un detto che l'importante è partecipare. Cioè già è importante per me essere qui con voi e fare queste sfide, va bene? Daleando, conoscitore italiano di nome è tutto, ho perso, mi rendo conto, non è un problema, però ci ho provato. Grazie, grazie a tutti e al prossimo video.